Beh, io giorni fa ho visto un MiG-28. Noi? E... Noi? Noi abbiamo visto un MiG che effettuava 4 accelerazioni G negative. E dove lo avete visto? È riservato. Cosa? È un'informazione riservata. Potrei dirglielo, ma poi dovrei ucciderla. Tenente, io ho accesso alle informazioni più segrete. Il Pentagono mi consente di saperne più di lei. Allora, tenente, mi dica dove si trovava esattamente. Noi lo stavamo seguendo e quando è uscito dalle nuvole mi sono messo sopra di lui. Ero in volo rovesciato. Voi eravate in volo rovesciato con un MiG in accelerazione di 4G? Sì, signora. E a che distanza? Beh, direi più o meno 2 metri. Che cosa ci facevate lassù? Comunicavamo. Sì, mantenevamo rapporti di amicizia con un paese straniero, capisce? Con un gesto simbolico. Sono stato destituito. Credono che abbia ucciso Jim e tutti gli altri. Non so come $100,000 sono finiti sul conto dei miei genitori. Kittredge ritiene che sia io la talpa e che sono stato assoldato da un trafficante d'armi, Max, da circa 2 anni, per procurargli la lista dei NOC. Che cosa pensi di fare? Gli procuro la lista. Chiunque sia la talpa, credo che risponda al nome di Joppe. Non potrei trovarlo, ma se sa che ho la lista dei NOC, lui troverà me. Se il tenente Kendrick diede l'ordine che Santiago non doveva essere toccato, perché doveva essere trasferito? Colonnello, il tenente Kendrick ordinò il codice rosso perché è questo che lei disse al tenente Kendrick di fare. Obiezione! E quando le cose andarono male, lei scaricò Basta questi così, due poveri ragazzi. Colonnello Jessup, fu lei a ordinare il codice rosso? Non è tenuto a rispondere alla domanda. Io voglio la verità! Cara amica, non posso dirti che cosa è successo ieri sera, ma ti supplico dal profondo del cuore di perdonarmi di non essere venuto all'appuntamento. Mi sento in colpa per averti fatto trovare in una situazione che ti ha fatto sentire anche peggio. Ma sono assolutamente sicuro che qualunque cosa tu abbia detto ieri sera è stata provocata e quindi anche meritata. Capita a tutti di dire cose di cui ci si pente quando si è preoccupati o stressati. Tu ti aspettavi di incontrare qualcuno di cui ti fidavi e invece hai incontrato un nemico. È colpa mia. Un giorno ti spiegherò tutto. Cosa mi piace di più del diritto? Sì. Io... molte cose. Il fatto che una volta ogni tanto, non sempre, ma a volte, diventi parte integrante della giustizia applicata alla realtà. È un'esperienza davvero eccitante quando questo avviene. Per i pagani la trascendenza era nell'unione di maschio e femmina. La gente trovava Dio attraverso il sesso. Nel paganesimo le donne erano venerate come una via per il paradiso, ma la chiesa moderna è il monopolio. La salvezza passa attraverso Gesù Cristo. E colui che ha le chiavi del paradiso governa il mondo. Quindi le donne sono una grossa minaccia per la chiesa. L'Inquisizione pubblica ben presto quello che è forse il libro che più gronda sangue nella storia dell'umanità. In 3 secoli di caccia alle streghe, 50.000 donne furono catturate e bruciate vive sul rogo. Questo è il problema, mamma. Io non sono morto, io devo vivere.
Devo vivere su queste ruote e ricordare il Vietnam alla gente. E voi non volete sapere, non volete vederci, volete nasconderci perché vi diamo fastidio come la merda! Io sono un fottuto idiota! Combattete! Uccidete! Sergente De Maris, agli ordini! Attenti! È tutta una palla, tutta un mucchio di palle! Palle! Smettila, Rocky! Cosa hanno fatto alla gente, a questa nazione? In Vietnam per fermare il comunismo! Abbiamo massacrato donne e bambini! Tu non hai sparato a donne e bambini, che cosa stai dicendo? La Chiesa ha benedetto la guerra, il comunismo è un male insidioso, dicevano, vero? La Chiesa ci ha detto di andare! Non si deve uccidere, mamma! Non si devono uccidere donne e bambini! Quinto, non uccidere, ricordi? Lucchesi li controlla tutti quanti, alto bello, l'arcivescovo, altre persone più in alto, la P2 forse, in modo occulto, ma comanda tutto. E io gli do fastidio. Sì, ha assunto un killer per farti uccidere, un siciliano, non so chi è, ma dicono che non fallisca mai. Abbiamo ancora tempo, possiamo ancora salvarci, dammi l'autorità. Ho sempre desiderato uscirne. Tirare fuori la famiglia. Io non voglio uscire. Io voglio l'autorità per tenerla in piedi. So che sembra assurdo, ma è fino da ieri sulla strada che vedo sempre questa forma. Nella crema da barba, nei cuscini. Accidenti, lo conosco. Lo so che cos'è questo. Ha un significato importante. Guarda, guarda un po' la sua faccia. Somiglia tanto a suo padre. Ma non hai fatto l'inseminazione artificiale? Infatti, ma io non ho quell'espressione, quindi deve averla il donatore. Sai cosa volevo fare oggi e pensavo ti sarebbe piaciuto? Io porterei al nuovo pensionato mio nonno. Beh, tu l'hai aiutato a entrarci. E credi che mi farebbe piacere? Sì, io direi di sì. E sai, magari firmeresti qualche foglio per me o altro. Sei un ragazzino. Se ti serve un piacere da me, chiedi e basta. Per favore, verresti con me a firmare certe carte? Sì. Grazie. Beh, è così che si lavora una donna. Il rapporto Pelican. Credevo che fosse una storia superata. Abbiamo ragione di credere che Gray Grantham lo abbia avuto. Io so che cosa scriverà Grantham. Un uomo che il presidente conosce e da cui ha preso miliardi ha pagato per eliminare due giudici della Corte Suprema affinché il presidente potesse nominare uomini più ragionevoli che gli permettessero di estrarre il petrolio. E se Voice racconta che lei gli ha chiesto di ignorare il rapporto, ci accuseranno di intralcio alla giustizia. Senta, forse è meglio se la castagna dal fuoco gliela tolgo io, eh? Ok. Ho ucciso una ragazza in una sparatoria. La commissione d'inchiesta mi ha riconosciuto innocente. Ho avuto lunghi colloqui con il mio confessore. Non sono qui per fasciarmi la testa, ma per fare il poliziotto, cosa che non posso fare a New York finché stampa e televisione tengono la preda fra i denti. Qui non si tratta di una specie cancellata dalla deforestazione o dalla costruzione di una diga. I dinosauri hanno avuto il loro ciclo e la natura li ha selezionati per l'estinzione. Insomma, come si fa a trovarsi illuminati da una scoperta e a non agire? Che cosa c'è di grandioso nella scoperta? È una penetrazione attiva che ferisce ciò che esplora, quella che lei chiama scoperta. È uno stupro del mondo della natura. Non fare troppe domande. Perché se tu diventi un problema, quelli lì ti ammazzano. E poi diranno che ti sei ubriacato, che hai rimorchiato una squinzietta, che l'hai legata al letto, l'hai stuprata e poi ti sei ammazzato. Una vera tragedia. Se possono far sembrare me un assassino, possono far sembrare te qualunque cosa, Jake. Non stanno girando un film. Quelli stanno riciclando soldi, capito? È tutto un inganno e se non credi a me, vallo a chiedere a Lela. Voglio inventare un genere letterario del tutto nuovo. Il romanzo documento. Ha già un argomento? Sì. La notte del 14 novembre due uomini irrompono in una tranquilla fattoria del Kansas e massacrano un'intera famiglia. E perché lo fanno? In questo paese esistono due mondi, la tranquilla vita borghese e la vita di quei due uomini, cioè il ventre molle, i criminali violenti. E quei due mondi convergono in quella notte di sangue. Io ho passato gli ultimi 3 mesi a intervistare chiunque sia stato toccato da quella violenza. Ho passato ore a parlare con gli assassini e altre ce ne passerò. Perché questo lavoro di ricerca ha cambiato la mia vita. Ha alterato il mio punto di vista praticamente su ogni cosa. E ritengo che a chiunque lo legga il libro farà lo stesso effetto.
I 7 straordinari giorni di Apollo 13 furono i miei ultimi nello spazio. Ho osservato altri colleghi passeggiare sulla Luna e tornare sani e salvi, seduto in sala controllo oppure a casa nostra, a Houston. Qualche volta mi sorprendo a guardare la Luna, ricordando gli incredibili eventi del nostro lungo viaggio, pensando alle migliaia di persone che lavorarono per riportare noi 3 a casa. Guardo la Luna e mi chiedo quando ci torneremo e chi ci andrà questa volta.